Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, napoletana, si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza all'università, che ha poi abbandonato per dedicarsi alla recitazione. Ha iniziato con il teatro, e nel 2001 debutta sul grande schermo come protagonista nel film Il Principe e il Pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni. Nel 2001 è protagonista in televisione del primo episodio della campagna pubblicitaria Nestea, con il tormentone Antò, fa caldo con la regia di Alessandro D'Alatri insieme a Edoardo Silo Slabini. Nel 2003 è Assunta Goretti, la madre della celebre Santa, nella miniserie TV di Rai 1, Maria Goretti, per la regia di Giulio Base. Tra le attrici più amate nel panorama italiano, troviamo, senza ombra di dubbio, Luisa Ranieri, nota per aver recitato in numerosi ruoli in televisione e cinema. Tra le fiction più note della Ranieri troviamo La vita promessa, la più recente, e Le indagini di Lolita Lobosco. In queste ore, però, l'attrice ha pianto la scomparsa di una figura di spicco della sua Napoli, Vittorio Carità. Il dandy napoletano, infatti, è scomparso all'età di 59 anni. Luisa ha così deciso di salutarlo sui social, con un commovente messaggio. Nello struggente saluto dell'attrice si legge: "Arrivederci amico mio". L'uomo era conosciuto sui social grazie alla sua ironia, e chi lo conosce lo ricorda come una personalità colta e sagace. Tra i tanti colpiti dalla sua morte, quindi, troviamo anche la Ranieri che era una sua grande amica.